Ragazzi, buongiorno a tutti dagli studi di Radio Gran Paradiso a Cuornier. Riprendiamo questa tradizione, vero Simon? Questa buona abitudine del passato di incontrare i gruppi emergenti, quelli che fanno musica dal vivo sul nostro territorio. E oggi diciamo che giochiamo davvero in casa. Perché? Perché sono con noi oggi i Boira Fusca. Boira Fusca, e lo chiediamo a Mauro, è un nome che rimanda a questa grotta, mi pare, no? Nel territorio di Cuornier, dove sono stati fatti dei ritrovamenti eccezionali. Mi pare che addirittura questi reperti siano alloggiati nel museo del Corsac, che c'è in manifattura. I Boira Fusca, quindi, sono ragazzi di Cuornier, chiamiamoli ragazzi perché siamo tutti ragazzi, viene 250.000 anni, e appunto Mauro è con me, abbiamo Ian, Matteo, Simone, Gilberto, alcuni sono di Cuornier, Mauro è di Castellamonte e Ian, pensate un po', arriva dal Belgio, da Anversa, però abita, è stanziale qui, è in canavese. A chi è venuta, Mauro, l'idea di dar vita a questa formazione e perché la scelta del nome è caduta proprio su Boira Fusca? Allora, l'idea di questa formazione è venuta a me parecchio tempo fa, a seguito di un viaggio in Scozia, dove mi sono avvicinato per la prima volta alla musica celtica, l'ho conosciuta in quell'occasione, e mi sono detto che quello sarebbe stato un progetto che avrei voluto realizzare appena ne avrei avuto la possibilità. Rientrato poi nel nostro territorio, per parecchio tempo ho suonato un altro genere, ho fatto rock per parecchi anni, però in fondo, così, al mio cassetto avevo sempre questo progetto che avrei voluto prima o poi tirare fuori. Se ne è presentata l'occasione nel 2015 e quindi ho radunato intorno a me un gruppo di amici che avevo incontrato così lungo il percorso, anche con altre formazioni. Tutti quanti hanno aderito con entusiasmo a questo progetto e quindi abbiamo pensato di portare avanti questo discorso, appunto, di musica celtica che mi aveva influenzato. Quindi tutti questi ragazzi hanno tutti contaminazioni musicali precedenti, quindi arrivano da altre esperienze. Sì, da parecchie altre esperienze di diverso genere. Alcune di queste stanno andando avanti, alcuni di loro stanno ancora suonando in altre formazioni, che anche qui spaziano non solo nella musica tradizionale, ma dal rock alla musica più impegnata sotto altri aspetti. Quando abbiamo scelto di andare avanti con questo percorso, cercavamo un nome che fosse identificativo, in modo che così del territorio dove voi, certo, vivete, proprio allora, perché certo. Volevamo far sì che noi siamo piuttosto legati come radice a questo territorio, e però volevamo un nome particolarmente tipico, conosciuto, ma canavesano. Boira Fusca, cioè, è venuto in mente a Simone, anzi, questo patronimico, perché appunto rispondeva a tutti questi requisiti e anche perché si trova proprio geograficamente vicini al luogo dove noi suoniamo. Siamo proprio a poche decine di metri di distanza. Ci è sembrato un nome interessante, poi anche in virtù del fatto che ha una storia molto ricca questa piccola grotta. Sono stati ritrovati dei reperti, tra cui anche delle frecce, infatti nel logo della formazione c'è una freccia che sta a simboleggiare proprio questo tipo di ritrovamento, e poi da lì sono partiti gli uomini che sarebbero poi diventati canavesani. Sarebbe potuto andare meglio, però diciamo che non ci lamentiamo, tutto sommato possiamo anche andare bene. Dai, è una storia bellissima, tra l'altro ne approfittiamo, insomma, questi reperti, come ho detto prima, sono visibili, c'è un museo importante che è il Museo del Corsac nell'ex manifattura. Noi abbiamo un po' l'abitudine, noi in canavese, di sottovalutarci. Se questi reperti, se questo museo fosse, che ne so, in Belgio per esempio o in Svizzera, credo che avrebbe migliaia di visitatori la settimana. Quindi bisogna davvero, non dico tanto lanciare quanto rilanciare quello che è il nostro patrimonio. Abbiamo delle cose straordinarie, importanti, bisogna farle conoscere, esportarle. Quindi, oltre ad ascoltare i Boira Fusca, andate al museo del Corsac e vedetevi queste cose straordinarie che sono lì. Direi che possiamo partire con un brano. Intanto Mauro, come potresti definire la vostra musica? Ma la nostra musica è un folk rock celtico che riunisce diversi elementi basilari di questa cosa. Si tratta di musica tradizionale, la maggior parte sono set tradizionali che appartengono all'area celtica, quindi prevalentemente Irlanda, Scozia, Bretagna, che vengono così inseriti su un contesto più rock, con l'ausilio anche di strumenti elettrici tradizionali,
E in questo modo riusciamo ad avere comunque una musica tutto tondo, un 360 gradi, che comprende sia il lato tradizionale della musica, sia l'aspetto più moderno. Qual è il primo brano che andiamo ad ascoltare? Il primo brano che andiamo ad ascoltare si intitola The Maze Is Bad, che è tratto dal nostro disco che uscirà all'inizio di maggio. È un brano nostro, di nostro arrangiamento, sono tutti set tradizionali, rivisitati appunto in chiave rock, e questo è praticamente il primo brano che può fregiarsi del titolo di Boira Fusca come compositore. Bene, quindi adesso lasciamo parlare la musica.
Matteo è il più giovane del gruppo perché ha 36 anni. Tu cosa fai nella vita? Insegno musica. Insegni musica, diciamo, dove? Qua a Cornier, al liceo musicale Chopin di Cornier. Insegno musica, faccio musica da quando, diciamo, 10 anni, quindi neanche poi così presto. Però ho deciso di far questo nella vita e niente. Sto riuscendo, diciamo, è una bella passione. Certo, musicista a 360, quando uno riesce a fare quello che vuole nella vita, quando fa il mestiere che gli piace, direi che per il 90% è realizzato. Certo, no? Sì, è sì, così. Sì, assolutamente. Pensa a quei poveracci che sono costretti per tutta la vita a fare qualcosa che non amano. Ah no, assolutamente. Terrificante, assolutamente. Eh? Però io, diciamo, oltre all'insegnamento, ho sempre cercato di mantenere il contatto live, proprio del palco, perché se no, diciamo, uno perde proprio il contatto forse reale con la musica suonata, perde il classico allenamento a stare di fronte alla gente, anche a confrontarsi con gente diversa, musicisti, ed è secondo me fondamentale. Certo, hai parlato del liceo Chopin, vero? Sì, sì. Eh beh, Chopin con... col rock celtico cosa fa? Ma diciamo si che... prende a pugni? No, ma no, diciamo che io ho una formazione classica, però diciamo parto già dall'età di 15-16 anni a suonare in giro, all'inizio nelle balere, proprio per anche iniziare a autofinanziarmi gli studi, gli strumenti musicali, quindi vengo a contatto con diversi generi musicali. Si chiama gavetta, eh? Sì, esattamente, ecco, diciamola così, è vero. E poi io penso che veramente la musica debba essere a 360 gradi e può essere retorica, eccetera, però... anche un musicista con una formazione classica assolutamente deve avere un'apertura musicale in tanti fronti, questo è in dubbio. Com'è stato l'incontro con questi tuoi amici? Ma io conoscevo Mauro e Simone da diversi anni, non ne avevamo mai suonato assieme. Conoscevo Ian perché anche lui è mio collega, insegna anche lui violino. E niente, Mauro un bel giorno mi ha chiamato, conoscevo, o anche brutto, no, è stato un bel giorno, conoscevo già questa sua idea e un bel giorno mi ha detto dai facciamola, e ci siamo incontrati, abbiamo subito buttato in terra due o tre basi e abbiamo anche cercato di capire quali potessero essere le persone giuste da portare con noi. Da poter aggregare, io, certo. Fortunatamente conoscevo Ian, che lui comunque è forse dal punto di vista della musica tradizionale, celtica, eccetera, quello più formato di noi, perché lui comunque suonava già in precedenza, poi oltretutto... Poi ce lo racconterà, dopo. Assolutamente. Sì. E quindi... siamo nati un po' in questo modo, abbiamo fatto una prova, ci siamo trovati bene e, e adesso vi state godendo questi primi frutti di questo lavoro importante. Sì, assolutamente. Io pensavo, diciamo, che il lavoro di preparazione procedesse molto più a rilento. Invece ci abbiamo praticamente impiegato un anno a creare un repertorio e fare le prime uscite e fortunatamente abbiamo avuto anche l'occasione di fare delle belle cose, dei bei concerti come Celtica in Valle d'Aosta, che era forse il nostro secondo concerto, quindi anche con la strizza, certo, certo, e tutto di trovarsi in un palco molto grande. Insomma, state marciando così, molto spediti, eh? Bene, bene. Mandiamo una seconda traccia? Sì, certo, okay. La seconda traccia è un brano questa volta cantato da Mauro che si chiama Galway Girl. I took a stroll down the old, old walk on a day, I met a little girl and we stopped to talk on the grounds of day, and I asked you, friend, what's a fella to do? Because her hair was black and her eyes were blue, and I knew right down I'd be taking a whirl down the South Hill Road with the Galway girl. Hey! We were out way there when the rain came down on a day. Fella to do, because her
up, I was all alone. With a broken heart and a jacket on. Ask you, friend, what will you do if her hair was black and her eyes were blue? So I've been traveling around, I've been all over the world. Boys, I have never seen nothing like a Galway girl. Ian, 42 anni di Anversa, come mai un belga a un certo punto decide, sceglie di venire a vivere in Italia e a Cournier? Vabbè, lunga storia, matrimonio precedente, ragazza italiana, siamo venuti dopo 6 anni di matrimonio e di vita vissuta in Belgio, dove io ho vissuto alla fine per 30 anni, siamo venuti a vivere in Italia, poi la storia è andata avanti, divorzio. Altro rapporto stabile ormai da 12 anni e mi trovo molto bene, non a Cournier, a Mazzè. Ah, Mazzè, sono Mazzè, Mazzè. Non Mazzè. Proprio di qui. Perfetto, però, c'è un castello spettacolare che esatto. Credo ormai sia diventata una proprietà russa. Esatto, e quindi, c'è anche la bandiera russa sopra. Infatti. Però come ha detto Matteo prima, tramite la conoscenza che ho fatto con lui nel liceo Chopin, che sono entrato in questo mondo. Certo, tu in Belgio suonavi già naturalmente? Sì, la cosa abbastanza buffa che suono il violino da quando avevo 9 anni, la cornamusa scozzese quando avevo 16. Fino a quando ho vissuto in Belgio sono stati due mondi separati, ovvero suonavo il violino solo in orchestre classiche, al massimo orchestra jazz, cose del genere, cornamusa sempre in una banda di cornamuse, con solo cornamusa batteria e musica strettamente diciamo traditional, proprio da banda di cornamuse. Venendo poi in Italia ho fatto nuove amicizie, nuove conoscenze. In Italia non ci sono bande di cornamuse, probabilmente sì, perché fa troppo caldo qua d'estate, si schiatta. Cioè, per questo che Celtica lo fanno in Val d'Aosta, mica per niente. E quindi qui invece ho formato un gruppo insieme ad altri che si chiamava Antarvrua, e lì per la prima volta ho cominciato veramente a suonare violino in modo folk, e abbinando anche la cornamusa all'interno dello stesso gruppo. Ed è stata un po' una rivelazione per me, trovare la mia casa. Poi infatti tanti anni dopo, quando Matteo ha proposto questo nuovo progetto, interpretando il tutto ancora più in chiave rock che non quello che facevo prima, per me, io sono arrivato con tanto scetticismo. Certo. Non tanto convinto di imbarcare in un altro progetto anche a distanza, comunque mezz'ora da casa mia. Però alla fine, vedendo l'entusiasmo e soprattutto la bravura tecnica di tutti quanti coinvolti, mi sono fatto convincere molto in fretta. È stata veramente un'ottima scelta, perché come si lavora qui, non è per vantare, ma veramente si lavora molto seriamente. Bene, bene. Ogni settimana non si salta mai una prova. Se per qualche motivo si deve saltare, magari una volta ne facciamo due. Cioè veramente non ho mai visto un gruppo, proprio rispetto al gruppo precedente mio anche, dove c'era molto meno... forse meno dedizione, semplicemente meno motivazione per dire lavoriamo su un risultato preciso che deve essere una scaletta di tot pezzi o tot ore di musica, organizzazione, preparazione, eccetera, capacità, professionalità, essere pronti per ottenere in scena, pronti a fare un disco, certo. Hop, tu, tac tac tac, e questa motivazione che si sente costantemente, anche testimone magari 4-5 chat che abbiamo su Facebook, una chat su WhatsApp. Cioè non c'è mai un giorno in cui non ci si sente tutti quanti, ma è una cosa pazzesca, cioè è questo che poi alla fine dà il risultato, che anche musicalmente si sente, perché bene. Il risultato poi viene da quello. Certamente, volevo chiederti, c'è differenza fare musica in Belgio e fare musica qui in canavese? O è uguale dappertutto? Penso che la musica per fortuna sia una cosa abbastanza universale, laddove ci sono amici, cioè, o con il tempo diventano amici, gente che si trova per suonare insieme uno stesso genere, qualsiasi esso sia, non importa, si crea un gruppo abbastanza proprio come stretto, sì. Molto facilmente tra musicisti, come forse anche altre passioni nella vita, dove la gente si trova sullo stesso binario e vanno avanti insieme.
Nella musica, infatti, è molto bello questo. In Belgio però non ho avuto queste esperienze di formare un gruppo mio. Sì. Suonavo in gruppi già esistenti come orchestre o questa banda, Antwerpen District si chiamava, e che suona ancora. Oh, una storia interessantissima, dobbiamo stare qua fino a domani, domani sera, perché è troppo bello quello che ci stai raccontando, quello che ci state raccontando. Mandiamo il terzo brano, la terza traccia? Sarebbe okay. Quello più famoso della nostra scaletta, che un po' a nostro discapito è quello che viene postato ogni volta che facciamo un concerto, viene postato online perché la gente lo riconosce, perché viene dal film L'ultimo dei Moicani. Ah. E si chiama The Gale. Thank you.
Abbiamo gli ultimi due componenti del gruppo, gli ultimi nel senso che li sentiamo per ultimi, mica gli ultimi che sentiamo, che a cui quali parliamo molto amabilmente oggi pomeriggio, e sono Simone e Gilberto, due cuornia tesi doc, vero? Esatto. Ok. Esatto. Simone, quanti anni hai? Che cosa fai nella vita? Anche tu fai soltanto musica? No, magari. Io ho 43 anni e faccio il consulente e mi occupo di sicurezza nelle aziende, quindi per me la musica, diciamo, è un hobby che cerco comunque di coltivare con serietà, impegno, nei ritagli di tempo, purtroppo. Certo. L'approdo nei Boi Rafusca è arrivato grazie a questa amicizia, insomma, che mi è parso, sì, di capire, molto solida tra di voi. Però anche tu avevi altre esperienze musicali pregresse, facevi, sì, già altre cose? Sì, 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 io e Mauro, batterista, abbiamo suonato circa 10 anni insieme. Ecco, non ci siamo fatti fuori a vicenda in questo periodo, quindi questo è già positivo. E niente, alla conclusione poi dell'esperienza precedente, diciamo, abbiamo deciso, io sapevo, ero già al corrente che lui aveva questo sogno nel cassetto, e subito anch'io, a dire la verità, ero un pochino scettico, più che altro perché per me proprio il mondo celtico è una cosa totalmente nuova, no? Quindi totalmente inesplorata, quindi era un po' così, una cosa oscura. Certo. E per certi versi lo resta ancora anche adesso, non che in quest'anno. Comunque, grazie a Ian e a loro, anch'io sto. Una volta che hai indossato un chiuso. Sì, vabbè, poi. Quello poi. Ma siete stati in Irlanda, in Scozia, insomma, avete girato questi luoghi? Come gruppo, intendi? No, anche singolarmente, come turismo, voglio dire, per andare a vedere che cosa c'è. Io, insomma, personalmente no, né in Irlanda e né in Scozia, solo in Inghilterra. Inghilterra. E il sud dell'Inghilterra l'ho girato in moto, quindi l'ho girato molto bene. E gli altri però, diversi, sono stati, penso, in Scozia. In Scozia ci sono stati, quindi. Sì, 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 sono stati. Comunque, niente, dopo questa esperienza con Mauro abbiamo poi alla fine deciso di iniziare questa nuova avventura, abbiamo subito interpellato il maestro Matteo, che era, diciamo, la condizione sine qua non, ecco, per iniziare tutto il discorso, anche perché appunto avevamo necessità di trovare comunque un solista, quindi un violinista, e poi abbiamo, diciamo, trovato il Jolly, perché oltre a suonare il violino, Ian suona anche la cornamusa, quindi per noi questo è stato un valore aggiunto non da poco, poi tra l'altro, perché abbiamo notato che comunque la cornamusa fa sempre un'impressione, diciamo, che nessun altro strumento fa. Certo. Quando uno va in giro, chiunque si ferma comunque sempre così, insomma, incuriosito. È un'attrazione, cosa, particolare, sì, sì, sempre, sì, un fascino particolare. Sì, 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 sì. Grandi suggestioni. Gilberto, anche, sì, tu di Cuornier? Di Cuornier. Tu quanti anni? 49, quasi e tu, 50. Anche tu fai il musicista, fai altre cose? Fai, no, anche il musicista? Mi occupo, insomma, di progettazione in uno studio tecnico e suono da quando ho 14 anni. I primi concerti nell'84, 17 anni, quindi ho avuto diversi gruppi, diverse esperienze. Il tuo strumento? I tuoi strumenti? Io sono chitarra elettrica, chitarra, e acustica, quindi le chitarre in generale. Le chitarre. Fondamentalmente io arrivo dal rock blues, quindi non c'entro molto con questo genere, che fra l'altro non conoscevo. Però sono riuscito a entrare nell'ottica e a portare la mia impronta, dando una caratterizzazione più rock a certi pezzi che vedo che riesce bene, per diversificarli un po' da quello che è. Tutti quanti quindi lavorate alla composizione, all'elaborazione, sì, sì, sia, sì, dei testi che delle musiche, insieme, è un lavoro d'equipe, sì. Non c'è pezzi, solo il Mogol Battisti, no, c'è, no, di tutto, ognuno, insomma, mette di suo. Questo è il bello, perché noi partiamo da pezzi classici, diciamo tradizionali, poi ognuno mette la propria impronta, dando quindi una caratterizzazione ancora più bella a quello che poi è il risultato finale. Almeno questa è l'intenzione. Almeno questa è l'intenzione. Poi vediamo i risultati, se piaceranno o meno. Sentite, avete già fatto molti concerti, siete stati a Celtica. Sì. Qual non è l'accoglienza? Molti. Vabbè, alcuni non concerti, molti, ma ne farete importanti. Dopo oggi ne farete moltissimi, sì, siamo sicuri. Com'è l'accoglienza da parte della gente? L'accoglienza è sempre ottima, infatti siamo molto contenti di questo riscontro che abbiamo, specialmente live, dove comunque si vedono i risultati del lavoro fatto in sala, quindi la dedizione, l'attenzione ai particolari, la precisione, con tutto il nostro bagaglio musicale che abbiamo. E quindi il risultato è sempre ottimo, ogni volta ci stupisce e ci dà motivo di andare ancora avanti. Siamo sempre, è uno stimolo per migliorarvi, certo, per certo. Certo. Io direi mandiamo l'ultimo brano, però poi, che si chiama? The Battle, che significa? La battaglia, non The Battle, la bottiglia, The Battle, la battaglia.
una battaglia che combattiamo in maniera assolutamente incruenta qui oggi con i Boira Fusca, a cui auguriamo il meglio, ragazzi, di portare, naturalmente noi lo diciamo spesso, quando c'è un gruppo che ha le radici nel nostro territorio, il Canavese, Cuornier, vabbè, abbiamo anche l'incursione, abbiamo la fortuna di avere questo musicista che arriva dal Belgio, e quando riusciamo davvero ad esportare il marchio canavese, noi siamo assolutamente felici, contenti. C'è tanto in questa nostra terra e dobbiamo farci conoscere di più. Ancora un brano e buon pomeriggio a tutti con i Boira Fusca. Missione imperdonabile, i saluti, e insomma poi dobbiamo anche fare un po' di promozione, vero Mauro? Sì. Come si fa per conoscere meglio i Boira Fusca e la musica dei Boira Fusca? Allora, come veicoli di conoscenza sicuramente usiamo tutte le piattaforme più comuni, quindi chi vuole tenersi in contatto con noi, farci domande, ricevere qualunque tipo di informazione può contattarci tramite Facebook, la nostra pagina ufficiale, del nostro materiale reperibile su YouTube, su Instagram, su Twitter, e poi abbiamo un sito internet che è all'indirizzo www.boirafusca.com, disponibili in qualunque momento, e vi ringraziamo intanto per l'ospitalità, e grazie, e speriamo di vederci ancora più avanti con delle cose ancora più importanti da raccontare. Ci tengo anche ancora a ringraziare tantissimo Guido Cerea, che ha dato una grandissima mano fin dalla nascita del gruppo e ha creduto fin dall'inizio in questo progetto e ha dato una grandissima mano alla realizzazione del nostro CD, quindi da parte di tutti noi, Guido, un grosso saluto, un abbraccio. Ciao, ciao. Guido. Ciao, grazie.
Grazie mille a voi, ciao! Ciao! Grazie ancora, ciao a tutti, ciao, buona giornata!